ciao, io sono Taika e oggi sono qui per farvi la recensione di Vita degli Elfi di Muriel Barbey. Vi ho ammorbato sia su Facebook che su Instagram con questo libro, oggi ne faccio la recensione e spero che non me ne sentirete mai più parlare. Ne dubito. Però voi potete sperarci. Come probabilmente sapete se ci seguite da un po', se invece questo è il primo video che vedete, benvenuti sul canale delle persone che parlano all'infinito di libri. Io adoro la scrittura di Muriel Barbey. È una scrittrice che ho conosciuto ormai parecchi anni fa con il libro dell'eleganza del riccio e del quale mi ero innamorata proprio per la prosa, che secondo me è assolutamente perfetta. Ho provato a recuperare in questi anni anche il suo primo libro, che in Italia è stato pubblicato col titolo di Estasi culinarie. Sinceramente non l'ho apprezzato tantissimo. In quel libro ho trovato che la sua prosa fosse molto più matura, molto più acerba e non avesse ancora la magia che invece ha sia nell'eleganza del riccio che in questo Vita degli Elfi in maniera ancora più forte. Così come Estasi culinarie e l'eleganza del riccio formavano una duologia, anche Vita degli Elfi è il primo volume di una duologia. Le protagoniste di questo romanzo sono due bambine, Maria e Clara. Clara vive in Italia, inizialmente in una campagna abruzzese e successivamente si trasferirà a Roma per imparare pianoforte, tra virgolette, visto che è già bravissima. Maria invece vive nella campagna francese, in un paesino della campagna francese. Entrambe le bambine sono legate al mondo degli elfi per due motivi diversi, anche se, come si scoprirà poi nel libro, legate da un destino comune. Sono due bambine, tra virgolette, orfane e con dei grandissimi poteri e saranno loro due a essere centrali nella difesa della specie umana da parte degli elfi. Come si può capire dal titolo, infatti, in questo romanzo la Barbey si è affacciata a un genere molto diverso rispetto a quello dell'eleganza del riccio, che è il fantasy. Un fantasy però molto legato comunque alla realtà. In generale comunque in questo romanzo troveremo degli elfi che sono divisi in due schieramenti, uno che vuole distruggere la specie umana e l'altro invece che la vuole difendere. Ho trovato questa storia davvero molto interessante, adesso non vedo l'ora che esca il volume successivo per poter capire come si evolvono gli eventi. Però credo che in questo caso, esattamente come per l'eleganza del riccio, la cosa più bella in assoluto è la scrittura. Come nell'eleganza del riccio, le prime pagine di questo romanzo scorrono un pochettino lente, perché ci sono molte descrizioni delle persone, degli eventi, della vita quotidiana. Sono tutte descrizioni che servono per poter avere poi nella seconda parte un ritmo molto più scorrevole. Io sinceramente apprezzo anche questa lentezza, perché è una lentezza che è veramente molto poetica. La scrittura della Barbey, infatti, è ricca di metafore, ha tantissime metafore che magari rallentano un pochettino la lettura, però allo stesso tempo la rendono, come ho già detto prima, probabilmente è un termine che ripeto spesso quando parlo di questa autrice, magico. Secondo me la sua scrittura è magica perché riesce a coinvolgerti totalmente all'interno della storia che racconta. Inoltre all'interno della lettura del libro per me è stata molto lenta, anche perché ci sono alcune frasi bellissime che portano dentro di... che si portano appresso un significato veramente molto profondo, e soltanto cercando di ragionare su quella frase, su quello che può voler dire per noi o su quello che ci vuole trasmettere l'autrice, si deve chiudere il libro, chiudere gli occhi e mettersi a fantasticare, a ragionare su questa frase. Una in particolare, che credo che sia una tra le più belle in assoluto che ho trovato, è: solo scavandoci dentro possiamo sfuggire alle prigioni. Secondo me questa frase è qualcosa di veramente forte, potente, con un significato assolutamente fantastico. È tutto il libro è ricco di frasi simili, conseguentemente la lettura è davvero molto lenta. E io penso, sono neanche 250 pagine, io penso di averci messo più o meno una settimana e mezzo. Ma ovviamente non il lento come sinonimo di noioso, anche se so che per molte persone una scrittura lenta è una scrittura noiosa. In realtà è semplicemente poetica, è semplicemente molto molto profonda e quindi ha bisogno di tempo per essere apprezzata veramente.
Tra l'altro credo che questo, così come ho fatto per L'eleganza del riccio, meriterà una seconda lettura, perché proprio per il fatto che la scrittura è così ricca, così piena, ho paura di aver sorvolato su qualcosa che in realtà è molto importante. Una cosa che mi sono accorta di aver fatto con L'eleganza del riccio, del quale ho fatto una seconda rilettura che secondo me è stata essenziale e che mi ha fatto apprezzare ancora di più il libro. In questo caso non so se sia possibile apprezzarlo di più, ma sono sicura che merita davvero una rilettura. Non so se siete amanti del genere giapponese, però secondo me questa scrittura richiama tantissimo gli autori più classici, diciamo, del Giappone. Mi ha infatti ricordato tantissimo la scrittura che ho trovato nel libro La storia di Genji. Infatti anche in quel caso la scrittura è molto ricca, molto... direi barocca, però non vorrei che si venisse visto questo termine come un termine negativo. Ricco di descrizioni, ricco di immagini evocative. Ecco, io leggevo il libro, ho letto questo libro e mi immaginavo perfettamente tutte le scene, cosa che a me risulta in realtà in genere molto molto difficile. Non posso far altro che straconsigliarvi quindi questa lettura, che secondo me è tra le più belle dell'anno, che per me è tra le più belle dell'anno. E se vi piacciono le scritture molto ricche, molto evocative, molto poetiche, sicuramente questo libro fa per voi, anche se non amate il fantasy. Se avete letto anche voi questo romanzo, se avete intenzione di leggerlo, fatemelo sapere, fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate di questa scrittura. E se conoscete altri libri che hanno una scrittura simile, soprattutto, perché io mi sono resa conto che le scritture così ricche sono le scritture che in assoluto adoro e preferisco, e purtroppo mi sembra di non conoscere molti libri, se non quelli di autori giapponesi, che hanno questo stile. Quindi se conoscete qualcuno o qualche altro libro che... Per questo video è tutto, un saluto e buone letture. Ciao!